Buongiorno, è un grande piacere per me partecipare a questo evento e ringrazio tutti i convenuti per la loro presenza. Io spero che questo mio lento parlare sia di utilità per la traduzione simultanea. Non è che io non abbia molto da dire, ma voglio tenere in considerazione lo sforzo della traduzione simultanea. L'interprete ringrazia il relatore. November is a very important month in the calendar of Palestine. Novembre è un mese molto importante nel calendario della Palestina. Tutti i mesi sono importanti per la Palestina, ma novembre in particolare è un mese carico di memorie. Soprattutto il novembre del 1917 è il novembre 2015. Il 15 di novembre dell'88 in particolare è uno degli altri novembri, quindi il novembre ci riporta alla mente la storia e l'attualità della Palestina. All'inizio di questo mese, il 2 di novembre in particolare, è una data che nel 2017, l'anno prossimo, ci segnerà il primo centenario della dichiarazione di Balfour. Il 15 di novembre, invece, del 2018, ricorderemo la dichiarazione di indipendenza della Palestina. E nel 2017, il 29 di dicembre, commemoreremo l'anniversario della spartizione del 1947. Quindi, se prendiamo tutte queste date in ordini cronologici diversi, e cioè se passiamo dal 1917 al 47 e finiamo nell'88, quindi in sequenza cronologica in realtà, abbiamo modo di guardare alla storia della Palestina, la storia moderna della Palestina, in un modo che ci può aiutare a comprendere meglio sia la realtà di oggi che una prospettiva per il futuro e per una soluzione futura. Cominciamo con la dichiarazione di Balfour del 1917, che è un numero simbolico. Ora esiste una nuova ricerca storica sulla dichiarazione di Balfour e ne sappiamo molto di più oggi di quanto ne sapessimo nel passato. Sappiamo di più di questo momento nella storia in cui una grande potenza promise qualche cosa che non gli spettava, promise di dare un qualche cosa che non era suo a qualcun altro che non ce l'aveva comunque. Ora comprendiamo che intorno al 1917 la Gran Bretagna, e non solo la Gran Bretagna, ma tutto il mondo cristiano, particolarmente quello di fede evangelica protestante, le chiese protestanti evangeliche, stavano spingendo molto la colonizzazione della Palestina da parte degli ebrei. Era questo un movimento che era già cominciato all'inizio del XIX secolo. Infatti le chiese evangeliche protestanti in Europa e negli Stati Uniti credevano che il ritorno degli ebrei in Palestina avrebbe garantito un secondo arrivo del Messia, la risurrezione dei morti e la conversione degli ebrei al cristianesimo. Si trattava quindi di una posizione di tipo teologico presa dalla gran parte delle chiese cristiane dell'Occidente. Pertanto, anche quando
questo movimento intorno al 17 aveva ancora dei dubbi se la Palestina dovesse veramente essere il posto che dava una risposta agli ebrei all'antisemitismo europeo, queste forti e potente lobby videro nella Palestina come l'unico luogo in cui gli ebrei avrebbero dovuto stabilirsi per abbandonare l'Europa. E quindi queste chiese cristiane in tal modo potevano ottenere due obiettivi contemporaneamente: l'obiettivo antisemitico, cioè liberarsi degli ebrei in Europa, e un obiettivo imperialistico, e cioè quello di colonizzare la Palestina tramite gli insediamenti ebraici. È molto importante capire il ruolo che la cristianità ha giocato in questa idea di sostituzione della popolazione palestinese con gli ebrei. C'era l'ideologia zionista che era già esistente da un bel po', e c'era anche un sionismo cristiano, e come sapete il sionismo cristiano oggi è altrettanto potente quanto lo era nel XIX secolo, forse non molto in Europa, ma lo è decisamente molto negli Stati Uniti. C'è un sionismo cristiano che è un altro dei motivi per cui gli Stati Uniti hanno una politica ben definita nei confronti della Palestina, e questo è un qualche cosa che generalmente si tende a dimenticare quando si parla delle teorie della cospirazione del potere ebraico nel mondo, potere ebraico in America, si parla delle lobby ebraiche, ma dimentichiamo una grande forza che alimenta il colonialismo americano e britannico nella Palestina, e questa grande forza trainante di spinta non era l'ebraismo ma il cristianesimo. Quindi la dichiarazione di Balfour non fu solo un momento in cui il sionismo cristiano e il sionismo in quanto tale unirono le proprie forze per spingere il progetto di colonizzazione della Palestina, ma fu anche un momento in cui il movimento sionista comprese che l'unico modo per poter colonizzare la Palestina era quello di avere l'appoggio di forze straniere. Pochi ebrei all'epoca non si attenevano, non condividevano il sionismo, era l'unico modo per poter praticare il giudaismo. E l'idea che l'unico modo per poter risolvere il problema dell'antisemitismo fosse di colonizzare la Palestina, tuttavia questa idea non veniva accettata da tutti. In pratica la realtà era che la Palestina era già abitata da un altro popolo e che quindi non si avevano i mezzi per poter trasformare questa terra con un popolo in una terra senza un popolo. Ecco che così si crearono le alleanze con le più forti potenze dell'epoca, e il piccolo movimento della colonizzazione che era entrato già nel XVIII-XIX secolo in Palestina creò un collegamento con queste grandi potenze. Quindi la dichiarazione di Balfour ci ricorda che i palestinesi sono diventati una comunità sofferente perché le potenze internazionali avevano sostenuto questo progetto. Quindi non che il progetto di per sé fosse molto potente o moralmente fondato o che avesse una posizione molto potente nella storia mondiale, ma
e questo era vero nel 17 come è vero oggi, e cioè senza la legittimazione ed il forte sostegno della comunità internazionale, la colonizzazione della Palestina nel passato e la continuazione della colonizzazione della Palestina nel presente e il futuro della colonizzazione non sarebbero stati e non sarebbero possibili. Le comunità dei coloni che arrivarono alla fine del XIX secolo e che continuano ad arrivare oggi non hanno di per sé il potere e la potenza di realizzare questo progetto di allontanamento di un popolo e di sostituzione con un altro. Il novembre del 47 ora ci porta ad un altro snodo storico molto importante per capire quello che sta accadendo oggi. Il novembre del 1947 è un'ulteriore fase, un ulteriore momento nella legittimazione della colonizzazione della Palestina. Mentre nel 1917 la colonizzazione della Palestina veniva vista dall'impero britannico come parte di un progetto imperialistico e quindi come parte dell'impero britannico nel Medio Oriente, nel 1947 invece la comunità internazionale vedeva la Palestina come un'area di decolonizzazione, un'area in cui si pensava, come nel resto del Medio Oriente, le potenze occidentali avrebbero permesso alle popolazioni locali di essere indipendenti e ricorrere all'autodeterminazione. Questo era lo spirito che aleggiava sul mondo dopo la Seconda Guerra Mondiale. Le genti che prima erano state colonizzate, che avevano sofferto l'imperialismo, avevano ora l'indipendenza e la autodeterminazione. Tuttavia, nel caso della Palestina, la comunità internazionale, tramite le Nazioni Unite, decise che ci sarebbe stata una traduzione molto particolare nella realtà di questa idea dell'autodeterminazione, mentre in Siria, in Egitto, eccetera, l'autodeterminazione significava Siria per i siriani, l'Iraq per gli iracheni, l'Egitto per gli egiziani. Ma sulla base della dichiarazione di Balfour, invece, in Palestina dissero: qui non possiamo applicare questo principio, e cioè la Palestina per i palestinesi. Quello che venne introdotto invece fu un'idea americana, che tuttavia permane oggigiorno, e cioè che per riconciliare questo sacro principio di autodeterminazione da una parte con il supporto occidentale cristiano della colonizzazione della Palestina da altra parte, quindi se vogliamo riconciliare queste due, chiamiamole promesse contraddittorie, ecco che si deve dividere il territorio, si deve dividere, spartire il territorio palestinese tra la popolazione locale indigena e la popolazione israeliana colonizzante. Questa idea era già venuta fuori nel 37, nel 38, quando i britannici cominciarono a capire che era molto difficile conciliare la promessa di rendere la Palestina la terra degli ebrei e il diritto dei palestinesi all'autodeterminazione. Dobbiamo ritornare comunque al novembre del 47 per una ragione ben particolare e senza essere nostalgici. Il senso della storia è una parte importante della comprensione del presente. Le Nazioni Unite, proprio molto come i mediatori statunitensi e i mediatori europei, persone piene di buona volontà che si sono dati da fare da allora in poi, veramente sono convinti ed erano convinti che la spartizione fosse un'idea nobile.
due gruppi di persone non trovano un accordo fra di loro a chi debba appartenere quel territorio, allora perché non offrire loro la possibilità di spartirsi quel territorio? Uno ne prende metà, l'altro ne prende l'altra metà, e quindi questo soddisfa non tutte le ambizioni di ciascuno dei due pretendenti, ma almeno in parte. La comunità internazionale nel 1947 genuinamente non capiva la situazione. Io credo nella loro buona fede, no? E quindi quello che loro non capirono era che il sionismo come movimento colonialista, una colonizzazione per insediamento, vedeva questa spartizione come mezzo per espandere la colonizzazione, non come un mezzo per risolvere un conflitto. Si spartisce la terra se non si ha la possibilità di prendersela tutta. Questo è uno dei principi. Ed anche i palestinesi più tardi, negli anni 90, sarebbero caduti in questa stessa trappola, e cioè avrebbero creduto genuinamente o ingenuamente che una spartizione e un accordo era fatto per riconoscere i diritti da entrambe le parti. Invece la spartizione non è altro che una mossa tattica per prendere quanto più possibile del territorio della Palestina, date le circostanze storiche. Quindi quando si è deboli si è disposti a spartire la Palestina al 50%, quando si è forti si vuole spartire la Palestina all'80% per gli israeliani, 20% per i palestinesi. Ma quando si è ancora più forti, come il caso di oggi, si offre ai palestinesi meno del 10% della Palestina e se ne parla come se questo fosse un processo di riconciliazione, un processo di pace, un processo segnato da grande generosità. Ecco perché dobbiamo ritornare al 1947, non perché tutto quello che è accaduto nel 1947 sia importante oggi, ma perché è stato mal capito, non è stato ben compreso, non si è ben capito quello che la spartizione fosse, quale fosse il senso della spartizione per i sionisti. C'è un ulteriore aspetto della spartizione che è importante per il movimento dei colonizzatori e che è assolutamente ignorato da coloro che oggi hanno il potere di influenzare la situazione. E cioè ogni parte che i movimenti si prendono tramite la spartizione, che i coloni si prendono dalla spartizione, è un pezzo di terra che si deve ripulire da quelli che vi abitano. Questo è il motivo per cui nel 1947 non aveva importanza se i palestinesi accettassero o meno il piano di spartizione degli Stati Uniti dell'ONU, perché anche se loro avessero accettato questa spartizione, c'erano troppi palestinesi nella parte che sarebbe andata ad Israele, e i sionisti volevano un territorio libero da palestinesi, con o senza il consenso palestinese. Ovviamente a causa del rifiuto del piano di spartizione della Palestina, fu più facile per loro quindi liberarsi dei palestinesi. E la stessa cosa accade più tardi. Ogni parte di territorio che veniva presa dallo Stato israeliano era una parte che lo Stato giudaico riteneva avere il diritto di ripulire dalla popolazione locale e di giudeizzarlo, ebraizzarlo.
Ovviamente col tempo, dal momento che il numero di palestinesi rimaneva alto, non solo fu possibile per i sionisti fare quello che fecero nel 47, perché c'era sempre da parte loro il desiderio di avere tutto il territorio senza i palestinesi. Nel 67 i sionisti si crearono un problema per cui ebbero molta terra ma con i palestinesi incorporati, e allora si suggerì che la spartizione fosse un'ottima idea per risolvere il problema dell'occupazione della Cisgiordania e di Gaza. Questa volta non una spartizione tra la Cisgiordania da una parte e Israele dall'altra, che è quello che molti pensano. La spartizione è una Cisgiordania palestinese e una Cisgiordania israeliana, e una striscia di Gaza che fosse sia palestinese che israeliana, finché gli israeliani non si accorsero che era talmente piccola la striscia di Gaza che preferirono circondarla e rinchiuderla come una grande prigione a cielo aperto. Ora voglio concludere con l'ultima data, il 15 novembre dell'88, 1988. Il 15 novembre 88 il Movimento Nazionale Palestinese di Liberazione Palestinese raggiunse un momento molto importante. Era l'unico movimento di liberazione nazionale al mondo all'epoca che non avesse avuto successo nel liberare neanche un centimetro quadrato della propria terra. La sua leadership e i suoi rappresentanti dovevano decidere quindi come procedere, come andare avanti. Se guardiamo al dibattito all'interno dell'OLP nel 1988, pochi mesi prima dello scoppio della prima intifada, vediamo che si accorsero di certe cose e non si può criticarli per non averlo capito prima, perché a volte c'è bisogno di una prospettiva storica. Non si possono capire bene gli eventi al momento in cui accadono, li si capiscono dopo da una prospettiva storica. Quindi la prima cosa che per la prima volta l'OLP comprese fu che non si trovavano di fronte solo lo Stato di Israele, non si trovavano contro solamente i sionisti, ma si trovavano di fronte a una fortissima coalizione che non voleva nessun'altra soluzione all'antisemitismo o al problema ebraico se non all'interno di quella area, l'area palestinese. Quindi o la Gran Bretagna nel XIX secolo o gli Stati Uniti nel XX secolo comunque si trovavano di fronte a grandi potenze, quindi si resero conto che c'era uno squilibrio di forze non solamente tra palestinesi e israeliani, ma lo squilibrio era tra palestinesi da una parte e tutto l'Occidente dall'altra, quell'Occidente che riteneva che non si potesse discutere, perché già dopo la Seconda Guerra Mondiale avevano deciso che per risolvere il problema dell'antisemitismo era quello di dare la Palestina agli israeliani. E quindi l'antisemitismo e il sionismo avevano una base comune, anche se per motivi opposti. La seconda cosa di cui si resero conto i palestinesi all'epoca è che se si fa una distinzione fra quello che puoi ottenere e quello che vorresti ottenere, e dal momento che l'occupazione della Cisgiordania e della striscia di Gaza all'epoca nell'88 stava continuando già da un po', se si può sfruttare il concetto della spartizione come base per un vero processo di pace, forse si possono proteggere i palestinesi della Cisgiordania e della striscia di Gaza da ulteriore oppressione.
Credo che all'epoca veramente pensavano che se Israele si fosse ritirata dalla striscia di Gaza e dalla Cisgiordania, forse questo sarebbe l'inizio di un processo di pace. Non ci credevano fino in fondo, ma almeno era una speranza. E pertanto si dice che la spartizione della Palestina è un crimine storico, un'ingiustizia storica, dice quel testo di dichiarazione della indipendenza. Ciò nonostante, il movimento di liberazione della Palestina accetta di spartire il proprio territorio. Fu un momento storico, ma la cosa importante non è l'interpretazione che i palestinesi davano di questa spartizione, ma l'interpretazione israeliana della spartizione. E la loro interpretazione era la stessa nell'88 di quella che avevano avuto nel 47. Noi spartiamo la Palestina per motivi tattici solamente in attesa di completare il nostro progetto colonialista di occupare, di prendere quanto più territorio palestinese possibile con quanto meno palestinesi dentro. L'88 secondo me fu l'ultimo momento in cui l'autorità palestinese lanciò un vero e sincero appello alle autorità israeliane dicendo: noi siamo d'accordo con la spartizione se questo è veramente un passo sincero verso un processo di pace. Ma essendo Israele uno stato sionista, non poté mai accettare questo concetto di spartizione. Qual è il futuro allora? Il futuro è, partendo da queste basi, che se continuiamo a parlare di spartizione, che se continuiamo a parlare di due stati, noi capiamo che quello che è importante non è l'interpretazione palestinese della soluzione dei due stati, non l'interpretazione che la comunità internazionale dà alla soluzione dei due stati, ma quello che conta lì sul terreno è l'interpretazione che ne danno gli israeliani. E questa interpretazione è la seguente: noi dobbiamo continuare a tagliare a pezzettini la Palestina in modo per raggiungere il nostro obiettivo finale, che è quello di avere quanta più terra possibile con meno palestinesi possibili che ci abitano. Non dovremmo mai confondere il dibattito tattico in Palestina con dibattito morale. Non si tratta di un dibattito morale di colonizzazione, oppressione, eccetera. Sono solo dibattiti tattici, e cioè qual è il modo migliore di sfruttare la spartizione per poter ottenere quanto prima il progetto di colonizzazione sionista. In altre parole, non abbiamo bisogno della pace, non abbiamo bisogno di processi diplomatici, ma dobbiamo trovare un modo, nel 2016 direi un modo non violento, di liberare la terra di Palestina dalla ideologia sionista. Questo è l'unico modo. Se riusciamo a trovare un processo, magari a lungo termine, per cui l'ideologia razzista non controlli la mia vita o la vita di Sami, io vivo a Haifa, Sami vive a Jalla, noi, le nostre vite non dovrebbero essere governate da un'ideologia basata sul razzismo, sul fanatismo e sull'estremismo. Le nostre vite dovrebbero essere invece guidate dal rispetto per i diritti umani, i diritti civili e la legge internazionale, il rispetto della legge internazionale. Tutto questo è molto più importante di chiederci dove passa il confine tra Palestina e Israele, o la questione dov'è la Palestina, dov'è Israele, quanta autorità ha l'autorità palestinese, chi controlla i confini. Queste sono tutte questioni
che hanno, che sono veramente poco attinenti rispetto alla nostra possibilità di vivere liberamente nella nostra terra. Io appartengo alla terza generazione di coloni. Sami invece rappresenta una lunga stirpe di persone che vivono lì da secoli. Entrambi godiamo dei diritti civili, dei diritti umani, e il processo di pace deve garantirci la possibilità di vivere liberamente, e quindi noi e il mondo dovremmo affrontare la questione della Palestina, di Israele e nel futuro nel modo corretto e non in un modo che crei più violenza, più sofferenza e che cancelli la speranza di un futuro migliore. Non è troppo tardi, grazie a Dio, perché tutto ciò che è accaduto negli ultimi 100 anni ha fatto sì che ci siano milioni di palestinesi lì in quella terra, che ci siano milioni di ebrei lì in quella terra, che hanno ancora la possibilità di creare un futuro basato sulla democrazia, sui diritti umani, sui diritti civili e sulla legge internazionale. Grazie. 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 Grazie.